Buongiorno miei cari cucchi, bentornati alla ricetta di questa settimana. Allora, cosa facciamo? Facciamo una pasta con i carciofi, sono gli ultimi carciofi, fra un po' finisce la stagione, e i calamari. Allora, cosa faremo? Facciamo ovviamente, iniziamo con mettere sul fuoco sia l'acqua che la padella con gambi di prezzemolo e aglio. Facciamo andare un po', poi aggiungiamo i carciofi tagliati in 8. Intanto ne ho pulito uno, così poi vi faccio vedere come pulisco gli altri. Dopodiché, quando i carciofi sono pronti, li copriremo con della carta da forno bagnata, li copriremo in modo che stiano belli lì al calduccino, un po' umidino, e che diventino morbidi ma ben cotti. E dopo, quando ormai è tutto pronto, quindi aggiungerò i calamari che saranno tagliati finissimi, quindi si cuoceranno in un momento, quando avrò messo tutto aggiungo la pasta che nel frattempo avrò fatto cuocere. Un momento saltato in padella, un po' di prezzemolo tritato e il pasto è pronto. Allora intanto cominciamo e vediamo di andare avanti. Seguitemi! Allora, il piatto è pronto, ho aggiunto anche un po' di peperoncino per chi ama. I calamari, come vedete, sono molto piccoli, molto tagliati, mentre il carciofo è più grosso. Allora, serviamo il piatto con un po' di peperoncino, un po' di pasta, un po' di carciofi, un po' di sughetto e aggiungiamo un po' di prezzemolo. Adesso lo assaggiamo. Mi sembra che sia un ottimo piatto. Allora, prendiamo un calamaro, un carciofo. Dove sta il carciofo? Me lo sto perdendo. Troppo grosso questo carciofo. Prendiamo più piccolo. Un calamaro e due pasta. Sapore mediterraneo, prezzemolo fresco ci sta benissimo, peperoncino anche. Ve lo consiglio vivamente questo piatto che io ho rubato su internet,
gli ho fatto due o tre modifiche, ma la ricetta l'ho rubata su internet, però mi sembra molto buona. Vi auguro buoni chilometri, iscrivetevi qui a sinistra e mi raccomando, seguitemi nelle mie ricette e sui miei short. Questa ricetta non andrà in short, ma andrà al qualche cos'altro. Di momento vi saluto, noi siamo sempre in giro a cercare nuove ricette e nuove cose regionali. Arrivederci e alla prossima!